dal TG Med. In apertura l'ennesima tragedia nel canale di Sicilia. Sale a 17 il numero dei corpi recuperati al largo di Lampedusa, dove ieri è collato a picco un barcone carico di immigrati. Le salme sono adesso sulla nave grecale della Marina, che sta facendo rotta verso il porto di Catania, con a bordo anche i 206 superstiti del naufragio. L'arrivo, inizialmente previsto per le 13, è slittato alle 18 per via delle condizioni meteo. Ricerche ancora in corso nel tratto di mare interessato dal naufragio. È incerto ancora il numero dei dispersi, perché dalle prime stime sembra che sul barcone viaggiassero almeno 400 persone. A Catania si è già messa in moto la macchina dell'assistenza coordinata dalla prefettura, ed è sempre la procura di Catania che ha disposto l'apertura di un'inchiesta su questa tragedia del mare. Le ipotesi di reato sono quelle di naufragio colposo e omicidio colposo plurimo. E intanto su questa vicenda interviene il ministro dell'Interno Alfano con parole estremamente dure. L'Europa, ha detto, non ci sta aiutando, si faccia carico di accogliere i vivi. L'Europa, aggiunge Alfano, decida una volta per tutte di mettere le sue bandiere sulle navi del dispositivo Mare Nostrum, altrimenti noi, una volta compiute le procedure di identificazione, lasceremo andare gli immigrati dovunque vogliano. E sono stati arrestati due presunti scafisti che erano sbarcati a Palermo il 2 maggio scorso dalla nave della Marina Militare Libra, che aveva portato nel capoluogo siciliano 358 migranti. Sarebbero loro ad avere guidato l'imbarcazione, che era stata poi intercettata nel canale di Sicilia. La cronaca: i carabinieri di Palermo hanno eseguito 12 ordinanze di custodia cautelare per altrettante persone accusate di associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata, all'accesso abusivo al sistema informatico e ancora sostituzione di persona, riciclaggio e ricettazione. L'inchiesta, coordinata dalla Procura di Palermo, si chiama Carambola e riguarda una presunta truffa ai danni dell'INPS. Ci sono anche 4 carabinieri fra le 8 persone arrestate nell'ambito di un'inchiesta della Procura antimafia di Caltanissetta su una serie di estorsioni e truffe. Devono rispondere anche di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, rivelazione di segreto d'ufficio, accesso abusivo al sistema informatico, truffa ed altri reati. Le indagini, scaturite da un'inchiesta della DDA nata dalle dichiarazioni di un pentito del clan gelese capeggiato dal boss Giuseppe Alferi, hanno rivelato estorsioni ai danni di imprenditori che si ribellavano alla racket. È una truffa da 500.000 euro, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Enna. Denunciate per truffa aggravata e falso 13 persone, lavoratori impiegati in un cantiere di servizio comunale di Barrafranca, ma che risultavano contemporaneamente ingaggiati come operai forestali stagionali. 6 denunciati anche fra dirigenti ed impiegati del comune, accusati di false attestazioni ed omessi controlli. Hanno manifestato fino a tarda notte i lavoratori degli enti di formazione professionale che ieri hanno attraversato Palermo in corteo e che si erano poi radunati davanti a Palazzo d'Orléans, sede della presidenza della regione. Fino alla mezzanotte l'intera piazza Indipendenza è rimasta chiusa al traffico. Il presidente Crocetta ha ricevuto una delegazione dei lavoratori intorno alle 23. A organizzare la manifestazione sono stati i sindacati. I dipendenti degli enti di formazione chiedono al governo regionale il pagamento degli stipendi arretrati, ma anche l'istituzione del fondo di garanzia previsto da una legge regionale del 2011 e l'attivazione dei progetti del CIAPI per il reimpiego. Sono circa 10.000 i dipendenti del settore in Sicilia da mesi senza paga. Il presidente del Consiglio, nelle vesti di segretario del PD, Matteo Renzi, sarà a Palermo domani e interverrà ad una iniziativa prevista in Piazza Castelnuovo alle 18.30. I temi delle elezioni europee, ma anche del governo del territorio, in Sicilia sono 37 comuni che andranno al voto per le amministrative il 25 maggio, saranno al centro dell'intervento di Renzi, che incontrerà anche i vertici regionali e locali del PD. È stata sbloccata la vicenda delle cabine balneari a Mondello, lo conferma il Comune. Ieri intanto la conferenza dei capigruppo si è riunita per decidere proprio in merito al compromesso raggiunto in commissione urbanistica. La soluzione trovata dall'amministrazione prevede che per la prossima stagione balneare, ormai alle porte, i titolari dei lidi paghino una concessione limitata, ossia quella prevista per gli impianti turistici. Il Comune dal canto suo impiegherà queste maggiori entrate per interventi a favore delle borgate marinare.
Ci fermiamo qui, l'informazione torna più tardi. Grazie e buona giornata.